Arte e videogiochi. Come sono riusciti gli sviluppatori a risolvere questo connubio? Per rispondere a questa domanda ho raccolto una serie di titoli di Wargame significativi, indipendentemente dalla loro data di uscita o dalla loro complessità strutturale, soffermandomi principalmente sulle peculiarità espressive di ognuno. È importante però considerare che non tutti questi videogiochi hanno convissuto nello stesso mercato. Parte di essi infatti ha avuto una distribuzione molto limitata, circoscritta magari a pochi eventi live play di nicchia, come game jam o piccole manifestazioni locali, liberamente scaricabili da siti che non hanno mai avuto la giusta visibilità. L'altra parte ha invece vissuto l'esperienza del mercato di massa dei videogiochi, rimanendo intatta però negli intenti artistici che tentava di proporre, superando gran parte dei pregiudizi. Moondust, creato dallo statunitense Jaron Lanier, è distribuito nel 1983 per console Commodore 64. È considerato il primo wargame della storia. Tutti i ruoli del suo sviluppo sono stati ricoperti da un'unica persona, ovvero da Jaron, programmatore, compositore, artista e autore in questo caso. Il titolo ha delle regole che vengono apprese man mano che vi si interagisce, una procedura molto comune fino agli anni 90, ma non sempre quello che risulta a schermo è opera del giocatore, perché anche la CPU ha un ruolo fondamentale. Tutto si basa sul movimento contemporaneo dell'astronauta, protagonista del gioco, assieme alle sei navicelle spaziali colorate. Il loro movimento è in parte controllato dal giocatore, che dovrà, attraverso la pressione delle frecce direzionali e di un unico tasto frontale, compiere svariate azioni per aumentare il punteggio della sua partita. Il risultato che ne deriva è un esperimento di sintesi e variazione del curling. La parte più interessante, però, che ha rivoluzionato il modo di concepire il videogioco all'epoca, è che ad ognuna di queste pressioni è corrisposto un cambio delle sonorità che accompagnano l'astronauta e le sue navicelle, lasciando così la possibilità al giocatore di avere un'esperienza sinestetica di gioco e composizione musicale. La componente randomica è invece costituita dalla scelta dei suoni, che rimane opera del computer. Moondust, oltre ad essere stato commercializzato, è stato anche spesso utilizzato come installazione artistica in vari musei, dalla Corcoran Gallery of Art con Arcade del 1983 a The Art of Video Games nello Smithsonian Museum. Electroplankton uscì nel 2005 su una delle piattaforme da gioco più vendute e rivoluzionarie della storia del medium, il Nintendo DS. La rivoluzione apportata da questa console al momento della sua uscita nel 2004 consisteva principalmente di due elementi, di cui uno quasi del tutto inedito nel mercato elettronico, il microfono integrato e il touchscreen. Quando ancora i cellulari che utilizzavano questa tecnologia erano poco più che prototipi, Nintendo propose per la prima volta, grazie al touchscreen, una modalità di interazione diversa e soprattutto efficace nel classico modo di intendere il videogioco. Ad intravedere le potenzialità espressive di questa macchina fu il noto artista giapponese di New Media Art, Toshio Iwai, che elaborò il concept di Electroplankton per l'appunto, un gioco che si può dire avere un legame di parentela con Moondust, perché anch'esso propone un tipo di interazione musicale. Ci ritroviamo in fondo al mare con 10 creature, i plankton, che rappresentano a loro volta altrettante diverse possibilità di interazione. Questi strani microorganismi, infatti, se agitati, possono creare svariate melodie, tutte attraverso il nostro tocco, il nostro pennino o la nostra voce. Le piccole creature simboleggiano la metafora del percorso di crescita di Toshio Iwai, che racconta nel libretto illustrativo che accompagna il gioco come è nato Electroplankton. Cosa ottieni quando unisci un microscopio, un registratore, un sintetizzatore e la console Nintendo NES? Electroplankton! Quelle erano tutte cose che mi affascinavano tanto tempo fa. Electroplankton è pieno di ricordi di quei quattro strumenti che ho adorato crescendo. Ed è attraverso il gioco che anche noi sperimenteremo, anche se in maniera diversa, questo percorso parallelo, legati dal sottile filo tessuto da Toshio Iwai. Con una rappresentazione visiva minimale, ma allo stesso tempo magica ed efficace, Electroplankton è a tutti gli effetti un wargame, concepito per la prima volta da un artista già noto come tale. Un titolo che ha ricevuto di conseguenza l'attenzione mediatica della critica, sia quella d'arte che quella specializzata di settore. Passage è un videogioco sperimentale creato da James O'Rourke al Montreal International Games Summit del 2007. Con il suo gioco Rorer ha partecipato alla Game Jam Gamma 256, che aveva luogo proprio durante la manifestazione. La competizione era infatti organizzata da Kokoromi, una cooperativa di persone che tentano di promuovere sin dal 2005 il videogioco come medium artistico. Gli unici limiti posti per questo evento erano il tempo necessario allo sviluppo, di soli 70 giorni, l'utilizzo di una grafica a bassa risoluzione e infine una insolita proporzione della finestra di gioco.
Su Passage, ad esempio, si è optato per 100x16 pixel. Allo sviluppo di questo videogame, troviamo nuovamente una sola persona, lo stesso Rohrer, che ha curato concept, pixel art, musica e programmazione. Il pensiero alla base di Passage è tanto semplice quanto forte: affrontare in 5 minuti un'esperienza di vita completa, dalla fanciullezza sino alla morte. Lui stesso ha infatti definito la sua opera come un memento mori game. I giocatori controllano un avatar maschile, che può muoversi più o meno liberamente man mano che il tempo va avanti. Non ci sono istruzioni a schermo, ma non avere inizialmente la visibilità di ciò che accade alla nostra sinistra spinge principalmente a muoversi verso la direzione opposta, ovvero il futuro simbolico. Man mano che passa il tempo, però, il nostro avatar potrà guardare sempre di più al passato, perché posto in una posizione più centrale. L'ambiente in cui ci viene chiesto di compiere il nostro viaggio è un labirinto bidimensionale con scrigni di tesoro nascosti in ogni anfratto. Scrigni che ci permetteranno, una volta ottenuti, di aumentare il nostro punteggio, score, di gioco, visibile in alto a destra. Durante questa esperienza si verrà presto chiamati a compiere una scelta, ovvero capire se continuare il proprio cammino in compagnia di una presenza femminile e avere di conseguenza una maggiore difficoltà di spostamento all'interno del labirinto, oppure dedicarsi esclusivamente alla ricerca degli scrigni più ardui da scovare. Se questa spiegazione non risultasse sufficiente e voleste approfondire ulteriormente i motivi per cui io abbia inserito il gioco in questa rassegna di Argame, vi invito alla prova con mano, per scambiare 5 minuti della vostra vita con l'esperienza simbolica di una vita intera. Dear Esther nasce nel 2007 come una mod di Half-Life 2, realizzata per un progetto universitario dell'Arts and Humanities Research Council, inizialmente finanziatrice del progetto. Con Dear Esther non c'è nessuna particolare meccanica di gioco di cui si può discutere. L'unico obiettivo del giocatore è quello di camminare e vagare con il suo avatar per l'isola senza nome delle Ebridi, ambientazione protagonista di tutto il gioco. Durante questo viaggio si ascolterà la voce di un uomo tormentato che leggerà una serie di lettere destinate alla misteriosa Esther del titolo, dando così modo al giocatore di scoprire dettagli relativi a queste due figure, che si riveleranno man mano che vengono esplorate nuove parti dell'isola. Those islands in the distance, I'm sure, are nothing more than relics of another time, sleeping giants, somnambulist gods laid down for a final dreaming. Come si è forse capito, la forza del gioco non proviene certo da chissà quale integrazione ludica nel gameplay, ma dall'esperienza del viaggio in un'isola che presto ci trascinerà nella più completa solitudine grazie ai suoi silenzi e che ci porterà a comprendere, prendendosi carico di vari stati d'animo come l'angoscia o la tristezza, un percorso verso la malattia mentale e il delirio. Dear Esther si esprime attraverso il rapporto duale fra narrazione ambientale e narrazione tradizionale, rivoluzionando di fatto le modalità di racconto e l'apprensione di emozioni e stati d'animo, vero messaggio di questo videogame. Mi è molto difficile spiegare ulteriormente il carisma di quest'isola e del suo cicerone, senza rovinare la sorpresa a chi vorrà avventurarvisi per la prima volta. Motivo per cui lascio nuovamente a voi l'integrazione di questo video con la vostra personale esperienza. Un ulteriore elemento di interesse rispetto al gioco è come, al momento della sua uscita, Dear Esther mise in dubbio l'identità stessa del medium, ponendo al grande pubblico un quesito. Quest'opera è davvero un videogioco o fa riferimento a qualcos'altro? Arriviamo ora al titolo più conosciuto di questa lista, che ha raccolto numerosi premi superando videogiochi per un pubblico di massa ben più blasonati, diventando probabilmente il più apprezzato fra tutti gli hardgame finora commercializzati. Journey, sviluppato da Dead Game Company nel 2012, è stato il risultato di un fruttuoso contratto di lavoro con Sony, ultimo capitolo di un trittico importante di videogiochi di intento artistico, Flow, Flower e Journey. Il risultato ottenuto è stato ed è impressionante. Journey è una condensazione materiale, o digitale se vogliamo, di tutte le esperienze che si possono provare durante un viaggio onirico e surreale. Un videogioco che ci porta fra lunghe distese di sabbia dorata, in un mondo costellato dai resti di un'antica e mistica civiltà. Il nostro avatar è una misteriosa figura antropomorfa incappucciata, in grado, con la sua lunga sciarpa, di librarsi in aria per brevi tratti e di interagire con gli elementi arcani che si illuminano alla nostra presenza. Il genere di riferimento non è facilmente identificabile. Come in Dear Esther, anche in questo gioco è di fondamentale importanza l'esplorazione, ma ci sono anche alcune fasi di platforming, dove è necessario saltare su diverse piattaforme per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili.
Una componente peculiare si ritrova però nel multiplayer online del gioco. Se decidiamo di compiere il nostro viaggio connessi alla rete, sarà possibile trovare nel mondo di Journey altri viaggiatori come noi, con cui però non sarà concesso parlare o essere danneggiati, ma soltanto di interagire con i nostri versi e la nostra magica sciarpa. È interessante scoprire come, pur non capendosi se non con un limitato linguaggio comune, il viaggiare in un luogo sconosciuto con apparentemente nessun altro accanto porti alla valorizzazione dell'interazione sociale, che sfocia infine nella creazione di piccole comunità. A rendere speciale Journey, però, non è soltanto questa incredibile esperienza di viaggio. Lo è anche tutto ciò che lo rende così magico ed immersivo, ovvero la componente visiva e quella musicale, estremamente curate. Ogni singolo passaggio del gioco è accompagnato da musiche orchestrali di grande impatto, e gli effetti sonori direttamente prodotti dal nostro avatar si vanno ad incastonare in maniera armoniosa nella composizione, portando quasi ad una personalizzazione parziale del brano. Allo stesso modo, le ambientazioni surreali ed oniriche composte da sabbia e arcane costruzioni danno un ottimo colpo d'occhio. Si resta meravigliati e sbigottiti in più situazioni, sorprendendosi di come un cambio di luce operato dall'art director e dai tecnici dell'engine sia sufficiente a regalare sensazioni completamente diverse rispetto agli stessi luoghi. Il game designer del gioco, Genova Chen, ha dichiarato in diverse interviste che voleva trasmettere attraverso il gioco un senso di piccolezza e meraviglia rispetto al mondo immenso e vuoto che lo circonda. Un'ispirazione portata dai viaggi degli astronauti su pianeti sconosciuti. Questo pensiero ha già fatto compiere un viaggio a milioni di giocatori, che si sono ritrovati a vivere le emozioni volute da Chen e perfettamente orchestrate dal resto del team di sviluppo in un bellissimo quadro surrealista. Un'opera che rimarrà nella memoria collettiva dei giocatori per tantissimo tempo. La Tale of Tales, software house belga dietro a questo gioco, ha tentato di inserire in tutte le sue produzioni una profondità di contenuti importante. Sunset, rilasciato su piattaforme digitali dedicate dal PC nel 2015, non è da meno e ci fornisce un contesto di gioco molto particolare ed adulto. Siamo negli anni 70, in una nazione sudamericana, fittizia, sconvolta da un regime autoritario che la sta portando ad una guerra civile. La protagonista del gioco è Angela Burns, una giovane neolaureata in ingegneria che viene assunta come colf da una figura molto influente del suo paese, tale Gabriel Ortega, politico del regime. L'obiettivo del gioco è recarsi settimanalmente nella casa di questo individuo per svolgere alcuni compiti da lui lasciati scritti su di un biglietto. La potenza espressiva del gioco sta nel come viene vissuta questa esperienza, principalmente attraverso la casa e il passare del tempo. La prima perché è un ambiente curato nei minimi dettagli, che dà la possibilità al giocatore di capire attraverso di essa la situazione che circonda la protagonista, esplorando ed interagendo con gli elementi che la compongono, mentre pian piano il personaggio viene caratterizzato. Il passare del tempo è invece ciò che scandisce la narrazione. Ogni settimana la routine di Angela è sempre la stessa, ma all'esterno della casa le cose cambiano. Per fare un esempio e capire così l'importanza di questi due elementi, la protagonista può decidere di influenzare le opinioni di Ortega attraverso l'interazione con la casa, mentre una visita al balcone dell'abitazione ci mostra di settimana in settimana la situazione vissuta dai civili del regime, di tranquillità o di guerra, ad esempio. Nel gioco vengono quindi trattate tematiche importanti, come la critica politica e sociale e lo stereotipo culturale, grazie alla già citata interazione ed esplorazione di un ambiente virtuale ricco e curato, come la casa di Ortega. Can't imagine a black woman as anything else. I left the US to get away from that jaundiced perspective, from stupidity. Si vive un'esperienza unica, differente da qualsiasi altro medium. Un'esperienza che non è parsa molto chiara alla critica specializzata, che nella maggior parte dei casi lo ha demolito, non riuscendo a comprenderlo, portandolo lontano dagli occhi dei possibili interessati. Tuttavia, posso dire che quello che il gioco mi ha offerto porta senza indugi a concludere con Sunset questa rassegna di videogiochi rappresentativi dell'hard game. In conclusione, da questa analisi si può intuire come i videogiochi abbiano già acquisito un linguaggio proprio, magari contaminato, ma comunque unico con cui esprimersi, lasciando piena possibilità agli artisti di utilizzare questo medium per le loro opere, affrontando tematiche importanti, rivoluzionando il modo di raccontare una storia e, perché no, anche raccontare se stessi.